Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare delle frittelle di zucchine e patate in forno davvero deliziose. Gli ingredienti sono: dopo aver sbucciato e lavato bene le patate, inizio a grattugiarle con una grattugia dai fori larghi. Dopo aver grattugiato le patate, grattugio le due zucchine. E dopo le zucchine grattugio lo scalogno. Se non avete lo scalogno potete utilizzare mezza cipolla. A questo punto sistemo di sale, amalgamo bene il tutto e lascio riposare il composto per 4-5 minuti. Dopo aver lasciato riposare il composto, andrò ad eliminare l'acqua di vegetazione. In che modo? Metto parte del composto in un colino e schiaccio bene, in modo tale da eliminare l'acqua. E voilà, guardate quanta acqua siamo riusciti ad eliminare. A questo punto possiamo procedere con la preparazione delle frittelle aggiungendo al composto di patate e zucchine il parmigiano grattugiato, il pecorino grattugiato, un uovo e inizio ad amalgamare. Dopodiché aggiungo 2-3 cucchiai di pangrattato, e continuo ad amalgamare. E dopo aggiungo 1-2 cucchiai di farina. Comunque regolatevi voi, se l'impasto dovesse risultare troppo liquido, aggiungete qualche altro cucchiaio di farina. E continuo ad amalgamare bene. Non appena raggiungo la consistenza desiderata, inumidisco le mani e inizio a formare delle frittelline. E voilà, le mie frittelle sono pronte per essere infornate. Le infornerò in forno caldo a 230 gradi per 20-25 minuti, regolate voi in base al vostro forno. E voilà, guardate che meraviglia! Se voi non volete cuocerle in forno, potete tranquillamente friggerle. Vi assicuro che sono deliziose, vi consiglio di provarle. Piaceranno tanto anche ai vostri bambini. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta sfiziosa e buonissima vi sia piaciuta. Se provate a farle, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!